La città di Gela celebra la festa di San Giuseppe nella chiesa di Sant'Agostino nel rispetto della tradizione. Domani la festa avrà il suo momento più importante con un fitto programma dalle 8 del mattino alle 22:30. Il padre agostiniano Francesco Calleia. Io rimango sempre stupito per anche la devozione che c'è anche fra i giovani per questo santo. Lo amano, lo vogliono un pochino imitare, mettersi sotto la sua protezione. Non è una festa che tocca soltanto una certa fascia di età, no? Certe persone magari un po' anziane, adulte, ma vedo anche i ragazzi, i giovani ci tengono moltissimo ad organizzare, a preparare. Infatti questa sera dopo la messa i nostri ragazzi, quelli che frequentano un po' la nostra chiesa, anche il gruppo giovani agostiniani, presenteranno uno spettacolo fatto di danze, di canti e altre piccole cose, insomma, per un po' intrattenere la gente che ci sarà in piazza. Domani non è solo la processione che insomma è la cosa più importante, anche la mattina in questa chiesa verranno celebrate 4 eucaristie, perché la gente ci tiene molto ad essere presente e anche a santificare questo giorno attraverso la messa. L'orario è questo, alle ore 8:30, 9:30, poi c'è un'altra, quella diciamo più solenne, animata dai nostri giovani agostiniani gelesi, alle 10:30, e poi quella di mezzogiorno, che è preceduta dalla supplica a San Giuseppe, una preghiera di supplica chiedendo che San Giuseppe intervenga, vegli sulla nostra città, sulla chiesa, sulla famiglia soprattutto. Gli appuntamenti che abbiamo sono stasera alle ore 20 qua in piazza Sant'Agostino con uno spettacolo dei giovani che frequentano la chiesa, mentre alle 16:30 sempre di oggi sabato la banda musicale farà una passeggiata per la città. Per quanto riguarda domani, che sarebbe il giorno della festa, come dicevate bene, alle 15:30 ci sarà il gioco della pentolaccia, che è uno dei giochi popolari forse più antichi nella città di Gela, e alle 9:30 di mattina invece c'è la cena di San Giuseppe con l'asta dei doni che le persone porteranno in onore di San Giuseppe.